Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare, perché bisogna fare un pochino mente locale. Lo sapete benissimo che l'Inter negli ultimi giorni è stata accusata, insomma, di non aver ripagato il prestito che doveva ripagare. Sapete che l'Inter qualche anno fa ha chiesto un prestito ad un famoso, popolare fondo americano e giustamente il fondo americano gli ha concesso, ha dato i soldi all'Inter tranquillamente, eccetera, eccetera. Il problema non è quello, il problema è che tu poi li dovevi restituire questi soldi, giustamente anche, e loro, come al solito, non li hanno restituiti. Quindi c'è un problema che io vi devo raccontare all'interno di questa cosa. Qui bisogna proprio liberarsi, eh? Bisogna andare come quando tu, tra poco ti spiego tutto, stai là, te muove. Prima di iniziare, ragazzi, tre cose molto semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, ovviamente non vi arrivano i video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, quindi mi raccomando, raga, questo è importante, veramente importantissimo. Allora, negli anni precedenti, quando l'Inter lavorava per situazioni normalissime, quindi sportive, si parlava di azienda normale, l'Inter è andata a chiedere questo prestito al fondo americano. Il fondo americano glielo concede e gli dice semplicemente: guarda che tu comunque devi garantire la restituzione del prestito, perché se tu non lo restituisci, noi entriamo in società. L'Inter dice: non ti preoccupare, noi mettiamo i soldi da parte, poi una parte del denaro che noi riceviamo la mettiamo a bilancio, l'altra la mettiamo da parte, non ti preoccupare. Arriva la scadenza di questo prestito e l'Inter non dà nemmeno un euro. E quindi giustamente cosa succede? Il fondo americano, arrabbiato, dice: aspetta, io ti avevo detto che tu avresti dovuto restituire. Entriamo in società. Entrare in società vuol dire che da questo punto di vista tu avresti dovuto restituire il prestito e non l'hai restituito. Bene, la situazione è molto molto semplice. In questi anni ci sono stati tanti problemi per quanto riguarda la situazione relativa all'Inter. Molta gente ha detto che l'Inter aveva diritto a partecipare ai vecchi campionati, compresi anche i campionati che ha vinto l'Inter, quindi quello con in panchina Conte nell'anno di Pirlo qui alla Juve e quello con in panchina Inzaghi, ok? Quello di quest'anno che ha vinto. In questi anni l'Inter aveva diritto a vincere questi campionati o comunque a partecipare a questi campionati? Assolutamente no. E questo è il discorso. Se una società è fortemente indebitata e il debito riguarda un fondo esterno e le situazioni economiche del club sono incerte, tecnicamente tu non potresti nemmeno partecipare al campionato. Prima che gli interisti mi dicano qualcosa sulla Juventus, che mi dicono: ma pure la Juventus ci ha avuto i debiti. Benissimo, assolutamente vero. Tutto hai ragione tu. Ma la differenza fra noi e voi, sapete qual è? Che noi abbiamo debiti verso noi stessi, verso la Exor, non sono neanche debiti in realtà, ma sono semplicemente degli inserimenti di liquidità che noi abbiamo ottenuto da una società che è nostra. Cioè, la Exor controlla la Juve, quindi se la Exor dà soldi alla Juve, la Exor sta dando soldi a se stessa. È come se io sono a capo, per esempio, se l'Inter ci avesse avuto un qualcosa come la Exor, avrei detto la stessa cosa. Quindi quel denaro che io ho ricevuto dalla Exor, in realtà è denaro che la Exor automaticamente riceve già dal giorno 1 indietro, perché fa parte del processo Juve, fa parte di tutto quello che riguarda l'azienda Exor, che è proprietaria della Juve. Il fondo americano a cui voi avete chiesto soldi non è proprietario, mo è proprietario dell'Inter perché è entrata in società, ma prima non era proprietaria dell'Inter. Sono debiti verso terzi, sono esterni. Quindi se tu non li restituisci in maniera naturale, cioè tramite le funzioni normali del club, tu le devi restituire tramite il pagamento. Tu non le hai restituite in nessun modo. Tu quel debito lì ce l'hai avuto per anni e non l'hai mai estinto.
Capito la differenza qual è? Quindi non mi venite a parlare di Juventus, non mi parlate di Exor, non mi parlate di debiti, perché i debiti non sono un problema per una società. Il problema è quando tu non li puoi ripagare. Tutte le società sulla faccia della terra hanno i debiti. Non esiste una società di calcio che non ha debiti, te lo dico. Non voglio fare l'ipocrita. Tutte le società di calcio, ma tutte le società in generale, anche di altri settori, hanno debiti. Perché senza debiti non puoi andare avanti, perché nessuno ha così tanti soldi da poter agire solo da solo. È normale che tu c'hai debiti. Il problema è che tu li devi poi, devi andare a ridare i soldi a qualcuno. E tu, come al solito, non li hai ridati. Quindi, di che cosa si sta parlando? Di che cosa si sta parlando? Io sono stupito tutti i giorni dal fatto che gli interisti questa cosa qua non la capiscano. Secondo me non è vero che non la capiscono. Secondo me evitano di parlare dell'argomento. Perché io non posso credere che una cosa così semplice e così normale, come una cosa semplice, normale, non possa essere compresa da gente adulta. Cioè, la differenza fra Juve e Inter, voi l'avete, io mi auguro che voi l'abbiate capita, è semplice, no? Io credo che l'abbiate capita tutti, no? È una cosa talmente banale. E invece gli interisti no. Gli interisti non l'hanno capita. Gli interisti credono che la Juve sia indebitata, che ci abbia problemi, che ci abbia idee. E l'Inter sia a posto, capito? Questi qui hanno una testa, che questi qui campano. Questi hanno una testa con l'acqua dentro e la barchetta, non c'hanno altro. Perché se no tu non puoi credere veramente a quello che dici, capito qual è il discorso? Se tu ci credi davvero, tu c'hai bisogno di uno psicologo. Tu c'hai bisogno di uno psicologo. Eh no, ma perché l'Inter, poveraccia, l'Inter è stata incastrata, perché l'Inter voleva restituire i soldi, però non gli è stato dato tempo. Ma come? C'era una scadenza. Oh, c'era una scadenza. Dice, guarda, entro questa data tu devi restituire. Non gli hanno restituito. La colpa è degli altri. Ma perché deve essere degli altri? Perché dovrebbe essere colpa del fondo che richiede i soldi? Perché ho sentito pure questo, eh. Ho sentito gente che ha detto, ma il fondo come si permette di mettere in cattiva luce l'Inter? Beh, sai com'era, ha dato i soldi, forse li vorrebbe di nuovo, forse, ipotizzo questa cosa, sto ipotizzando, io sto semplicemente ipotizzando che potrebbe volere di nuovo, no? Forse io ti presto delle, mettiamo caso che voi ricevete un prestito, mettiamo caso, ricevete un prestito. E poi magicamente questo prestito scompare. Ma secondo voi può mai scomparire? Che ci sta qua? Wingardium Leviosa ci sta? Ma è normale che non sparisce. Sta sempre lì. Poi sta l'Inter pagare. L'Inter non è abituata, capito? L'Inter è tutto un gioco per l'Inter. L'Inter sono 30 anni che doveva fare lì. L'Inter non è abituata. Perché l'Inter ogni volta che c'è avuto un problema c'è sempre stato qualcuno che l'ha presa. L'Inter non è abituata, capito? L'Inter non è abituata a rispettare, non sa manco come si fa, non sa manco quello che ha fatto l'Inter probabilmente, capito? Quindi io mi rendo conto che per voi interisti sia incomprensibile questa cosa. Però che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Che cosa fai? Devi pagare questi soldi, no? Devi ridarli. Li dovrai pur ridare questi soldi. Io a sto punto qui io chiederei l'aiuto di un professionista, di uno psichiatra, di uno psicologo per far vedere questi interisti che sono tutti tristi e sono depressi adesso. Come vogliamo fare? Consolatevi con lo scudetto numero 19, no? Quello perché è 19, eh? 19, io so che a matematica non è il vostro forte, perché vedo che pure con i prestiti, con l'economia non è che andate benissimo. Però insomma, questa è semplice matematica. 19 perché uno sarebbe nostro, sarebbe, perché noi abbiamo vinto, sai, sul campo e non in tribunale, capisci? Quindi sarebbe no, quindi capisco che tu non ci sei fatto con la matematica, ti correggo questa piccola cosa, cancelliamo, è lo scudetto della seconda stella, no, lo scudetto è il 19, se riesci a vincerne un altro, sarà ufficialmente quello della seconda stella, almeno quelli che vanno convalidato, poi niente di che. Però
voglio dire, questo è il discorso. Mi meraviglio degli interisti, io mi meraviglio anche del fondo, come se permette sto fondo, eh? Cioè, vanno prestato talmente tanti soldi che avete fatto mercati clamorosi per anni. Eh no, perché l'Inter ha venduto i giocatori. E che volevi fare? Hai venduto i giocatori perché se non li vendevi te fallivi, tesoro mio. Non è che ne hai venduti per dai soldi a loro. I soldi a loro, loro non hanno ricevuto manco mezza lira da te. Quindi c'è un problema, no? Credo che ci sia un problema. Mi auguro che ci sia sto problema all'interno del... Cioè, mi auguro che tu capisca che c'è un problema. Non lo so, io credo che l'Inter non abbia ben capito quello che succede. Secondo me gli interisti non l'hanno capito. Cioè, tu devi parlare in questo modo se tu hai dato i soldi. Il mistero, e sono misteri questo qui, ragazzi, sono misteri. Sono veramente misteri, io non riesco a capire. Non riesco a capire. La stabilità di questa squadra aziendale non è mai stata provata, non è mai stata garantita, non è mai stata, non è mai stata chiarita. Tu la stabilità dal punto di vista aziendale, quindi una stabilità nel tempo, tu non l'hai mai garantita. Quindi per forza te sono venuti a prendere pure i quadri della società, pure quelli si sono presi, capito? Vabbè, lasciamo perdere. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate. Voglio conoscere un pochino la vostra opinione personale. Voglio sapere quello che pensate voi di questa situazione. Va bene, ragazzi, fatemi sapere un pochino il vostro personale parere.